arriveremo a destinazione anche oggi. Palas del Rey, una ventina di chilometri. Questa mattina ho incontrato questi tre signori che mi hanno riconosciuto sul cammino. Sono due signori di Brescia e uno di Bologna, originario della Sicilia. Seguite l'impulso del momento e salite su un aereo o fate il pieno alla macchina e partite. La meta non ha importanza, l'obiettivo è viaggiare con poco bagaglio, stendere le ali e mettere alla prova la vostra capacità di mollare tutto. Lanciarsi istintivamente in un'avventura e allontanarsi un po' dalla propria vita è una sensazione straordinaria di libertà. Oggi ho meno voglia di parlare del solito. Mille sono i pensieri e le emozioni che mi riempiono la testa. Sarà per il motivo che giorno dopo giorno, passo dopo passo, senza rendermene troppo conto come spesso mi accade, mi ritrovo ormai a pochi chilometri dalla meta. Se non avrò imprevisti, domani sarò a Padrón e dopodomani entrerò nell'iconica piazza dell'Obradoiro di Santiago de Compostela. Si prosegue, oggi la giornata è davvero molto bella, il sole, il sentiero è molto comodo. No! Eh sì! 52 e mezzo. Abbiamo fatto una breve deviazione per vedere delle cascate. Thank you.
40. Mancano un paio di chilometri a Caldas del Reis, mi sono fermato un attimo, mi prendo qualcosina da mangiare e poi si prosegue. Yes. Ecco, ci sono quelli che si fanno spedire le valigie.